Statale 16, l'Adriatica, qui il transito veicolare non si è mai interrotto nonostante l'emergenza. Le amministrazioni comunali si sono date da fare, come quella di Silvi. Qui hanno transitato anche i camion, i tir, quando per alcune ore è rimasta chiusa la 14. Sindaco, il momento più difficile è passato, ma l'emergenza c'è ancora, anche perché le previsioni annunciano ancora cattivo tempo. Sì, diciamo, il momento difficile sembrerebbe passato, speriamo che il tempo sia un po' più clemente. Ci siamo attivati al 31 gennaio, purtroppo va detto che questa emergenza ci è costata 40.000 euro sino ad oggi per i mezzi chiamati per intervenire. Comune un po' impreparato? Ma no, quest'anno diciamo, anche perché diciamo che questa perturbazione è stata largamente in anticipo annunciata, di conseguenza ci si era preoccupati, così anche è stato fatto un volantinaggio. Il comune si è attivato e dobbiamo dire che tutto sommato non ci sono state grosse difficoltà, tranne qualche zona così periferica. Le chiamate non sono state tante, solitamente come succede in questi casi, i cittadini che chiamano si preoccupano e chiedono di intervenire, al di là di alcuni casi isolati ma per le zone periferiche. Però fino adesso diciamo che grossi disagi non ve ne sono stati. Ecco, cosa chiede soprattutto per le prossime ore ai Silvaroli? Ecco, perfetto, io chiedo collaborazione, perché purtroppo non è che sicuramente è una battaglia impari poter lottare contro la natura. Speriamo che questa perturbazione si attenui, quindi di attrezzarsi come ormai largamente già si sta facendo con ordinanze in altri comuni, di attrezzarsi per questo tipo di inconveniente, quindi con catene, gomme termiche e perché no, sono anche magari momenti così pittoreschi, soprattutto per le nostre zone, quello di uscire proprio se vi è la necessità. Ecco, a proposito, scuole chiuse? Le scuole chiuse sì, stiamo così riflettendo se prorogarlo fino alla chiusura per domani, sino a giovedì, quindi dicevo un'occasione buona anche per restare a casa e leggersi anche un buon libro.